siamo di fronte a scenari di profondi cambiamenti sul fronte del sistema energetico e di emissioni in atmosfera. Stiamo arrivando velocemente al 2020 e quindi agli obiettivi 20-20-20 che l'Unione Europea si era posta di riduzione delle proprie emissioni rispetto al 1990 del 20% e ad avere una quota di fonti rinnovabili installate pari al 20%. Stiamo arrivando al 2020, ma già stiamo guardando oltre. Si immagina per il 2050 una economia che sarà a bassissima intensità di emissioni di anidride carbonica. È certo che risparmiare energia ha un valore ambientale in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera, ma anche un modo per aumentare la competitività e la sicurezza energetica di uno Stato. Fra i vari fronti di azione, uno molto importante riguarda l'efficienza energetica nell'edilizia. L'opzione dell'efficienza energetica negli usi finali, quindi negli edifici, rappresenta un fattore determinante per raggiungere gli obiettivi comuni. Per raggiungere questi obiettivi bisognerebbe cominciare a ristrutturare 1500 abitazioni al giorno da qui fino al 2050. C'è quindi tanto da fare ed è un lavoro che si fa insieme lavorando sui diversi fronti. Qui ad Ecomondo di Rimini si parla anche di, appunto, del protocollo di Kyoto. Di che cosa si tratta? Il protocollo di Kyoto, e soprattutto si parla di accordo di Parigi, perché è proprio il 4 novembre è entrato in vigore l'accordo di Parigi, che definisce uno scenario di decarbonizzazione delle economie non solo dei paesi industrializzati ma di tutto il pianeta. E in questo contesto bisogna capire che ruolo possono avere i vari settori, trasporti, edilizia. Ecco, nel campo dell'edilizia è un settore in cui si possono ottenere risultati molto significativi, perché pensiamo in Italia, ma vale lo stesso discorso per il resto d'Europa, noi abbiamo una larga parte del nostro patrimonio edilizio che ha dei consumi che sono 2, 3 volte, 4 volte superiori rispetto a un nuovo edificio. Quindi, se noi riusciamo a riqualificare l'edilizia esistente, noi riusciamo a ridurre le importazioni di gas dall'estero, riusciamo a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, ridurre le bollette dei cittadini e delle imprese. Quindi è un meccanismo virtuoso che si tiene da tutte le parti. Oggi esistono, dal punto di vista delle tecnologie, delle modalità di intervento, delle soluzioni anche molto interessanti in giro per l'Europa, per esempio, che consentono di ridurre drasticamente i costi di intervento e i tempi. Quindi, combinando delle misure di finanza adeguata, finanza innovativa, con una trasformazione del comparto dell'edilizia che ha bisogno di fare un salto di qualità anche esso, è possibile aggredire questo enorme giacimento virtuale di gas che si disperde. I nostri edifici hanno delle dispersioni termiche notevoli, con un vantaggio, come dicevamo prima, per tutti, per la collettività, per i singoli e per l'ambiente. Beh, allora, innanzitutto parliamo di riqualificazione in edilizia. Questo significa in Italia in particolar modo, ma un po' in tutto il continente europeo, andare ad agire sugli edifici esistenti principalmente, quindi su quel parco edilizio esistente che ha grandi consumi energetici, e quindi significa rigenerare, riqualificare gli edifici per ridurre in modo sensibile, anche del 60-70%, quelli che sono i consumi di energia operativa. Però non dobbiamo dimenticarci che gli edifici consumano altre risorse. Mentre li utilizziamo, consumiamo acqua, che dietro di sé ha sistemi di pressurizzazione, depurazione a livello pubblico, che consumano anche loro energia. Quindi in un edificio riqualificato e rigenerato bisogna risparmiare acqua in termini di risorsa, che ha un suo valore di per sé, ma anche perché risparmiare acqua significa risparmiare energia di tutti quei sistemi che gestiscono il ciclo idrico. Ma risparmiare energia in un edificio vuol dire anche permettere agli inquilini di quell'edificio, agli utilizzatori, di muoversi con una mobilità più sostenibile, che quindi impatta meno sia dal punto di vista dei consumi, dei mezzi che utilizzano, perché sono più efficienti o perché sono strumenti condivisi con altri. L'informazione e la formazione sono importanti, perché sapere esattamente quali sono le potenzialità che esistono fa capire che per esempio alle singole famiglie, alle imprese, che è possibile
avviare un percorso virtuoso che consenta appunto di ottenere risultati significativi. E la formazione è importante perché consente di capire le novità che ci sono e dal punto di vista normativo, degli incentivi, e le novità che ci sono nei materiali nuovi che ci sono, nelle modalità di approcciare la riqualificazione, che come dicevo, ad esempio l'industrializzazione della riqualificazione, che è quella di cui accennavo prima, che consente di ottenere risultati spettacolari, riduzione del 40% dei costi e la possibilità di riqualificare un edificio di 2, 3, 4 piani in 10 giorni, per esempio. Appunto, condominio eco, eco condominio. Innanzitutto, che cos'è? Anche se lo possiamo intuire, parliamone. Sì, è una fiera fondamentalmente che nasce per mettere insieme la filiera dell'edilizia, inteso come ricostruzione, rigenerazione, efficientamento energetico, con gli attori del condominio, quindi in primo luogo gli amministratori di condominio, ma anche i tecnici, quindi gli architetti, gli ingegneri, i geometri, e naturalmente anche i condomini, quindi coloro che poi sono i proprietari degli appartamenti. Ecco, e che cosa succede quindi tra queste parti, tra questi attori? Allora, succede quello che dovrebbe succedere naturalmente, ma ahimè non sta succedendo, ovvero da un lato di fare cultura e far capire sia agli amministratori condominiali ma anche ai condomini che esistono degli incentivi, i cosiddetti ecobonus, che possono agevolare le ristrutturazioni, le messe in efficienza e anche e soprattutto oggi la messa in sicurezza, che è un tema direi molto attuale, e attraverso un meccanismo di incentivi che vengono dati dallo Stato, i cosiddetti ecobonus, che nel caso della messa in sicurezza, quindi per il sisma, arrivano all'85%. Il 40% dell'energia infatti consumata oggi in Italia è attribuibile al settore dell'edilizia, e di questo settore gran parte sono sprechi. Quindi efficienza energetica vuol dire riduzione degli sprechi energetici e ovviamente anche per quanto riguarda il costo dell'energia, riduzione delle spese energetiche per il cittadino, per le famiglie, per le imprese. Inoltre non dobbiamo dimenticarci che riduzione dei consumi energetici in un contesto energetico come quello italiano, dove gran parte dell'energia deriva ancora dalla combustione di combustibili fossili, riduzione del consumo energetico, quindi efficienza energetica, vuol dire miglioramento della qualità dell'aria, miglioramento ambientale. Questo è un innegabile vantaggio che il sistema paese si trova ad avere in seguito a una efficace campagna di riqualificazione energetica di edifici e impianti. E noi naturalmente l'efficientamento lo vediamo in chiave ecosostenibile, ed è per questo che abbiamo definito la nostra fiera il condominio ecosostenibile, perché oggi materiali di isolamento, per esempio per i cappotti, sono facilmente ottenibili dalla natura, quindi rinnovabili, riciclabili, per esempio fibre naturali tipo la canapa o la paglia, che possono essere mineralizzate, ma anche la cellulosa, la fibra di vetro, attraverso proprio i cicli di riciclaggio e di appunto di riutilizzo di questi materiali. Stiamo parlando di un settore come quello dell'edilizia, dove un'efficienza energetica maggiore si raggiunge attraverso un intervento radicale che possa garantire un abbattimento dei consumi energetici, quindi isolamento delle pareti, isolamento dei solai, isolamento delle superfici vetrate, miglioramento dei sistemi impiantistici, e al contempo, già che si interviene su un sistema edificio che viene riqualificato profondamente, ecco che ci ritroviamo a dover operare attraverso un sistema integrale con il quale si possa effettivamente migliorare anche la sicurezza dell'edificio stesso. Quindi quando si interviene sull'involucro e sull'impianto, sarebbe opportuno, e gli ultimi provvedimenti legislativi, o perlomeno gli annunci di provvedimenti legislativi vanno proprio in tal senso, quando si interviene sull'involucro sarebbe anche opportuno intervenire anche per quanto riguarda la sicurezza strutturale, perché in questo modo ci ritroveremo degli edifici riqualificati, più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri.
Non sappiamo che cosa ci riserva il futuro, ma certamente negli edifici una delle cose che ci saranno nel futuro sarà il fotovoltaico. Stanno aumentando moltissimo i componenti edilizi che vengono pensati allo stesso tempo come parte tecnica dell'involucro edilizio e contemporaneamente come sistemi di trasformazione dell'energia solare in energia elettrica, e cioè fotovoltaico. Questo è possibile non soltanto con i classici pannelli oramai in uso in molti luoghi, ma anche attraverso elementi costruttivi veri e propri, mattoni, tegole e persino vetrate che sono apparentemente trasparenti, come ogni finestra normale lo è, ma allo stesso tempo però hanno un sistema tale che permette appunto la trasformazione della luce in energia elettrica. Quindi sono dei vetri trasparenti e fotovoltaici. In futuro probabilmente ne vedremo sempre di più di componenti di questo genere e ce li troveremo forse anche nei nostri edifici, e sarà un bene sicuramente. Giovanni Falbo era un ragazzo che faceva l'operaio edile, un ragazzo che ha abbandonato la scuola precocemente, non ha finito gli studi per andare a lavorare. Lui ha cominciato a 15 anni. La scuola non gli piaceva e gli piaceva il più divertimento, e allora ha incominciato a lavorare per essere più autonomo. Lui aveva iniziato come imbianchino ed era, gli piaceva farlo. Gli piaceva tanto il suo lavoro, sì. Il lavoro che faceva Giovanni gli piaceva veramente tanto, sì. Ben apprezzato nel lavoro, cioè sapevo che dopo pochi anni era già diventato capocantiere, quindi era uno abbastanza anche con la testa sulle spalle, si era affidato questo ruolo nel suo lavoro. È capitato su una piattaforma elevatrice per tagliare i rami di un albero. E vicino a quest'albero c'erano i fili dell'alta tensione che non erano stati scollegati dalla corrente. Ed è rimasto fulminato. Dovevamo incontrarci sotto casa sua il pomeriggio, sono andato sotto casa sua, quando mio fratello è andato a citofonare per riscendere, poi tornato indietro e metto quello che era accaduto. Ancora oggi gli infortuni sul lavoro sono tanti, troppi. Ci sono lavoratori che perdono la vita o rimangono gravemente infortunati. Ci sono famiglie che ne sopportano le conseguenze. È necessario fare più investimenti, è necessario fare della formazione. Il sindacato si batte da sempre per questo. E il sistema bilaterale edile continua a fare investimento sulla formazione e sulla sicurezza. Quanto costa alle imprese la mancata sicurezza? E cioè cominciare a far considerare non solo un obbligo civile e morale il rispetto della sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro, ma anche un investimento economico, perché è evidente che le conseguenze degli infortuni, oltre ad avere un impatto sulla vita delle persone, delle famiglie, hanno spesso anche delle conseguenze nefaste nei confronti delle imprese e quindi anche dei livelli occupazionali. Noi siamo abituati a reagire alla sicurezza in presenza di paura. Ma l'abitudine, la routine elimina questo fattore che è biologico. La concezione che deve essere
diffusa, sviluppata, è che la sicurezza non la fa solo il datore di lavoro o solo il lavoratore, si fa tutti insieme. C'è invece una disattenzione e una disabitudine alla sicurezza. In realtà le cose si sanno ma non si applicano. Mi ricordo bene che era un'altezza di circa 60 metri, insomma. Mi è girata la testa, non vedevo niente e che se cadevo da quell'altezza non ero più. Edilizia sicura! Sul coperto, durante la fase di manutenzione, è necessario, indispensabile prevedere le linee vita, anche perché poi sul coperto potranno andare l'antennista, ci potranno andare il lattoniere, si dovranno sistemare i lucernai. E quindi se non c'è un sistema, ripeto, in dotazione all'edificio, in dotazione cosa vuol dire? Deve essere permanente e fisso in quel luogo. Ci deve essere anche una planimetria in maniera tale che chi viene la può studiare prima e dotarsi di tutti quei dispositivi anticaduta necessari per poter svolgere in sicurezza le lavorazioni in quello specifico contesto. Mi raccomando, ogni coperto è diverso dall'altro, quindi va studiato preventivamente. Questa foto è stata scattata su un coperto di un edificio che si trova nel centro di Bologna. E per quanto riguarda le linee vita, possiamo vedere la linea vita che corre lungo la parte sommitale del coperto, vedete, e per poter accedere a questa linea vita si passa attraverso questo lucernaio che viene aperto, quindi l'operatore tramite una scala riesce ad uscire dal lucernaio e di fianco proprio al lucernaio è posto il primo punto d'aggancio. In questa maniera lui si mette in sicurezza, esce dal lucernaio e poi con il secondo cordino si andrà ad agganciare lungo la linea vita e potrà scorrere. Martedì 17 gennaio 2017 sono previste 16 ore di formazione sicurezza dei lavoratori del settore costruzioni, rischio alto. Lunedì 23 gennaio 2017 sono invece previste 4 ore di aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi preposti alla sorveglianza. Martedì 24 gennaio 16 ore saranno dedicate a formazione e addestramento in ambienti confinati, 8 ore teoriche e 8 tecnico-pratiche con esercitazione con dispositivi di protezione individuale e in un contesto che simula ambienti confinati. 3 i corsi previsti nella giornata di mercoledì 25 gennaio 2017. 8 ore di formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta. 8 ore di aggiornamento coordinatore sicurezza, modulo 6, sul tema della regolarità dell'impresa, gestione della documentazione. Infine, 4 ore di aggiornamento per addetto rimozione, bonifica e smaltimento amianto. Per informazioni sui corsi, approfondimenti e novità si può come sempre consultare il sito dell'IPLE www.edili.com.